E qui naturalmente io ho una distorsione che riguarda l'Europa ed è una distorsione positiva che riguarda l'Europa. Anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale, possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto, visibile e conclamata. Abbiamo bisogno delle crisi come il G20, come gli altri consessi internazionali per fare passi avanti. Ma quando una crisi sparisce, rimane un sedimento perché si sono messe in opera istituzioni, leggi, eccetera, per cui non è pienamente reversibile. E basta vedere, anche per quanto riguarda il comportamento dei poteri pubblici, ci sono meccanismi simili a quelli che stamattina sono stati così sapientemente spiegati. Mi dicono che sono pronti praticamente dei sistemi software che permettono, insomma, l'uomo politico legge il suo discorso sul giro elettronico. Viene condotto l'instant polling, le frasi successive, le pagine successive del discorso possono essere automaticamente adattate a seconda della reazione della audience senso. del consesso. Questo che cos'è? È il colmo della democrazia, cioè un referendum istantaneo, o è il colmo non della leadership ma della followership? Non lo so. Certamente occorrono delle autorità di enforcement rispettate, che si facciano rispettare, che siano indipendenti e che abbiano risorse e mezzi adeguati. Oggi abbiamo in Europa troppi governi che si dicono liberali e che come prima cosa hanno cercato di attenuare la portata, la capacità di azione, le risorse e l'indipendenza delle autorità che si sposano necessariamente al mercato in un'economia anche solo liberale.